Lo score di Zeman, 3 vittorie, 2 pareggi, altrettante sconfitte, 13 gol fatti, 11 subiti. Fa ancora discutere l'ultimo pesantissimo KO sul campo del Taranto, dove i biancazzurri hanno fatto scena muta. Pescara non pervenuto, prestazione da dimenticare, completamente sbagliato l'approccio così come l'atteggiamento. Deve fungere da lezione, domenica prossima in casa contro il Monopoli, vietato fallire. C'è un terzo posto da difendere, attualmente insidiato dal Foggia, ad un solo punto di distacco, ma atteso dall'impegno di Catanzaro. Non sarà di certo una passeggiata di salute per i rossoneri di Delio Rossi, ma il Pescara deve pensare solo a se stesso, è sempre arbitro del suo destino. L'imperativo è battere i pugliesi, poi un'occhiata agli altri risultati. Come detto, il Foggia giocherà a Catanzaro, il Picerno a 3 punti sarà ospite della Virtus Francavilla, mentre il Cerignola riceverà la visita del Latina. Fronte squadra, difficile il recupero di Marco Delle Monache, alle prese con una fastidiosa influenza. Il 18enne di Cappelle sul Tavo ha disertato causa febbre tutti gli allenamenti di questa settimana. Ottimismo su De Sogus, completamente sfebbrati e dunque recuperati Cancellotti e Germinario. In difesa rientrano Brosco e Milani, fuori invece Crescenzi causa squalifica. A centrocampo scalpita Giabua, potrebbe essere preferito a Craia. Davanti conferma del tridente Merola, Lescano, Colai.